mettercisi davanti. Però è stato un intervento proprio senza margine d'errore. Intanto sul cross la respinta di Moretti, finta da parte di Sosa. Bertolacci ha provato a cercare l'angolino più lontano rispetto al tiro sicuro. Hart, si accende un po' il match. Ora accelerazione di Turbe, inseguito da De Sciglio, ha preso 2 metri di vantaggio. Turbe a destra per Benassi, va a chiudere paletta Belotti e passa il Torino al Meazza. Milan 0 Torino 1, a segno al 27esimo Belotti per il suo 15esimo centro stagionale, il secondo in questa Coppa Italia. Sbilanciata la difesa del Milan, si è dovuto spostare paletta e ha trovato Belotti lo spazio e anche la freddezza per battere Donnarumma sul primo palo. Perfetta azione in contropiede da parte del Toro, manovrata a 3 uomini, Belotti finalizzatore eccezionale. Se devo dare un appunto alla difesa del Milan, Sosa è rimasta una via di mezzo, non è cercato. Italia, il Milan si è sempre qualificato ai quarti di finale nel 2012 dopo i tempi supplementari contro il Novara. Sosa, Suso sull'interno, evita Valdifiori, Suso il tiro, Hart, Bonaventura per sostenere l'attacco, nell'area piccola c'è la Padula, arriva Kuzka ed è il pareggio. Milan 1 Torino 1, è sbucato all'altezza del secondo palo Kuzka e l'ha messa dentro. Niente da fare per Hart, è conto pari, tutto da decidere ancora in questo ottavo di finale della Coppa Italia. Come vedi Gianni, in uno dei pochi inserimenti sono arrivati da dietro da parte dei centrocampisti, è arrivato il gol. È un'azione che deve insistere il Milan su questo tipo di giocata, perché può portare grandi vantaggi, soprattutto oltre che al centrocampista di turno, ma soprattutto alla Padula in area di rigore, perché gli viene tolto il raddoppio costante. È andata a colpo dopo aver ottenuto il pareggio, vuole ribaltare la situazione. Abate adesso per Suso che alza la testa, finta il cross con il destro, poi Kuzka, Valdifiori, Benassi, Gustavo Gomez intercetta fra 2 avversari, Suso e Bonaventura di prima. Il Milan la ribalta la sfida, ora è 2 Milan 1 Torino, inserimento perfetto e da manuale l'impatto sulla palla di Bonaventura. Inserimento perfetto, ha preso l'anticipo su De Silvestri, è riuscito a chiudere di piatto destro proprio praticamente a ridosso della porta, quindi è stato molto bravo a prendere l'anticipo. Era stato grande protagonista anche nella Supercoppa a Doha ed ora per lui il 4° gol stagionale, 2 centri in campionato, quello in Supercoppa e questo nella gara eliminazione diretta. Era sotto il Milan, ora è avanti di una lunghezza mentre c'è il cambio nel Torino.